mio lavoro principale, quello che mi permette di crescere quei figli che numerosi, perché siamo un po' come la famiglia Bradford, noi siamo in sette in tutto, quindi siamo tanti. Il mio vero lavoro è la pubblicitaria, cioè io in realtà lavoro, cioè se voi avete visto delle pubblicità molto brutte ultimamente, è facile che sia colpa mia, ma devono essere molto molto brutte, cioè questa è la caratteristica del mio lavoro. Lo faccio da quando ho 20 anni, in aziende anche molto, molto grandi. Io adesso ho 45 anni, cioè sono la seconda credo più giovane qui. È bello invecchiare, però ve lo dico, cioè io mi sento bene perché sto invecchiando. Prima c'è tutta una fase, soprattutto molto femminile, di confronti con le altre donne. Abbiamo parlato di guardare gli altri, no? Lei è più bella, ha il naso più dritto, il sedere più alto. Poi c'è un certo punto, succede questa cosa meravigliosa che si invecchia. E quindi niente, cioè l'unica cosa che ti interessa è che ti dicano che sembri più giovane. Non vuol dire nulla, cioè, lo capite, no? Io sono del 78, Enrica sei un cesso dell'86, grazie. Quindi in realtà io rivendico il mio invecchiare. Comunque dicevo che lavorando in pubblicità, io una volta all'anno mi ritrovo in questo contesto lì, in situazioni di team building si chiamano, cioè sono occasioni in cui ci si ritrova e di solito da questa parte del palco c'è un life coach, un motivatore, che ti dice che deve andare tutto bene, tutto va bene, tutto non va bene, tutto. Noi in realtà lui dice delle cose, noi in realtà così dentro pensiamo non è esattamente così. E io stamattina vorrei, ormai è talmente tanto che siamo qui che mi sembra serale, vorrei togliermi veramente un sassolino dalla scarpa e lanciarlo molto forte nei confronti dei life coach e dei motivatori. Innanzitutto quello che non mi convince dei life coach è il nome life coach, che vuol dire maestro di vita. Mi sembra, in pubblicità si dice un po' over promises, no? Maestro di vita, esattamente il tuo curriculum qual è? Cioè hai fatto probabilmente, non lo so, un istituto tecnico esistenziale, poi hai fatto sicuramente l'università della strada con un dottorato in giorni straordinari, un master in capodanno eccezionale. Cioè già questa cosa maestro di vita, per me l'unico veramente maestro di vita, io sono cresciuta negli anni 80, è maestro Miyagi, Karate Kid, ve lo ricordate? Allora, lui sì, ma lui non è che arrivava e diceva Daniel San, sono il tuo maestro, no? Lui umile, lui, il suo lavoro era factotum nella casa dove abitavano Daniel San e la madre, separata tra l'altro, quindi tanto amore, e lui puliva i tubi, faceva, poi così nel tempo libero, per arrotondare, faceva un po' il maestro di vita, ma sempre con umiltà, metteva la cera, toglieva la cera. Cioè il titolo di Karate Kid è Karate Kid per vincere domani. Non oggi, domani, cioè proprio prendiamocela comoda, per me quella cosa lì è fondamentale, prendiamocela molto molto comoda. Tra l'altro appunto per me l'unico maestro di vita a cui do ascolto in effetti deve essere un immigrato di Okinawa. Detto questo, l'altra cosa che mi lascia perplessa tra i motivatori è la metodologia, il metodo. Loro praticamente motivano a strascico, tutti uguali. Io pretenderei quantomeno, no, un test d'ingresso, una divisione. Tu sei una motivatrice in realtà, vero? Sei una motivatrice? Ti ho beccato? No, ah no, perché non hai fatto un mezzo sorriso? Ho pensato una merda adesso. Sicuro che ho beccato quantomeno un armocrominchiona. Scusami. Perdona, ma giustamente non sorridi perché non faccio ridere, però quindi sei nel giusto tu. La questione della motivazione è che in realtà anche su Instagram li vedete ogni tanto queste frasi motivazionali, devono andare bene per tutti, che tu sia Hitler, Gandhi, Sai Baba o la mia estetista. E la questione è che per esempio, cioè, su Hitler per esempio, ci andrei un po' calmo, no? A motivare, non è che proprio ha bisogno di sproni, anche la mia estetista direi che deve stare molto, molto calma, invece loro motivano un po' a strascico. Vi faccio un esempio di quanto possa essere sbagliato motivare un certo tipo di persone. Prendete Giacomo Leopardi. Giacomino nostro, allora considerate, Giacomo è pessimismo proprio, è fastidio, no? Pessimismo cosmico, una roba proprio Sturm und Drang tremenda. Ok, va dal motivatore, il motivatore gli dice Jack, devi
devi scoprire la dimensione della cura. Tu la vedi quella? Non è una gobba, è la tua specificità, è quello che ti rende unico. Tu stasera, tu sei innamorato di Silvia? Sì, ecco. Tu stasera vai davanti allo specchio, ti ripeti che sei grande, che sei unico, ti fai un bel bagno con i fiori di hibiscus nella schiuma, fai lo scrub, ti bevi un bicchiere di vino come un Alexis di Dallas qualsiasi, e a quel punto vedrai che Silvia è tua. E Silvia gliela dà. E noi abbiamo perso i migliori capolavori della poesia, della letteratura italiana di tutti i tempi. Cioè, capite il danno? Io non voglio essere così egoista, io vorrei che Giacomino fosse felice come tutti voi. Però una cosa che dobbiamo dirci è che il motore della creatività, non solo della creatività ma anche della scienza, i passaggi della vita che facciamo in avanti, nascono da una gobba interiore o esteriore, da una frattura, da qualcosa che non va bene, da un'ossessione, no? Dal pessimismo. Perché dobbiamo essere per forza ottimisti? Va bene, siamo anche depressi, va bene, andiamo avanti come umanità. Cioè, questo lo dico perché lei non è d'accordo, però non importa, lei secondo me ha fame più che altro come tutti noi. Un'altra cosa che non mi convince nella questione life coach e motivatori sono le due aree. Ok, ci sono come due fronti diversi di motivazione. Di qua io dico, scusate, dico delle parolacce, ma non sono, insomma, perdonatemi. Di qua ci sono gli spaccaculisti, ok? Spacca il culo. Cioè, sono quelli che vai, alzati e fattura, no? Quelli, vai Conan, non ti fermare, spacca gli ostacoli, vinci i pericoli. È quel genere lì, no? Prendi la tua vita in mano, vai e fai spaccaculisti. E di qua ci sono gli incollacoccisti, i resilienti. Sono coloro che la vita li ha un po' frantumati, sono sofferenti, no? Loro sono tutti un po' a pezzi così nella loro resilienza, e loro non avrebbero bisogno proprio di un life coach, avrebbero bisogno di un life coach, cioè dovrebbero essere un po' rimessi insieme in questo modo. Loro ti raccontano sempre quella bellissima metafora del kintsugi giapponese. Il kintsugi giapponese, lo sapete, quell'arte incredibile di rimettere insieme i pezzi dei vasi rotti, non li buttate via, teneteli, e con una colla d'oro, no, per ritornare più preziosi di prima, perché frutto di una rottura, e quindi mi hanno fatto il kintsugi scrotale con questa storia. Io non li so, io butto tutto, si è rotto, vaffanculo, via, cioè basta. E soprattutto, se ci pensate, noi prendiamo spaccaculisti, incollacoccisti, li mettiamo a un tavolo, mettetevi d'accordo. Se voi smettete di spaccare, voi smettete di incollare, viviamo tutti più felici. Secondo me è molto semplice. E poi vorrevo dirvi le frasi motivazionali che io non sopporto più, queste ve le hanno dette anche a voi, sicuramente. La prima, che dicono sempre, Sii te stessa. Quale? Esattamente. Cioè, c'è questo, io dentro, non so voi, io dentro ho le Spice Girl, ho tutte, tranne la tettona che non ci sta, ma per il resto io ho veramente una girl band anni 90. Chi mando al colloquio oggi? Io il Village People, chi mando all'appuntamento? L'indiano? Il poliziotto? Cosa facciamo? Cioè, già questo sii te stessa mi manda in un totale proprio... E in più però c'è anche da dire, sempre la questione precedente del sì te stesso per forza, che qua no, siete bellissimi, siete attraenti dentro e fuori, senza gobbe, ma c'è anche la possibilità che tra noi ci siano delle persone brutte, sporche e cattive. E con loro avrebbero bisogno sicuramente di un antipaticoach, non di una persona che la sera, prima di un appuntamento per esempio, prendesse questa gente brutta, sporca e cattiva e dice: senti, stasera devi uscire? Sì, stasera ho un appuntamento. Ecco, cerca di essere qualcun altro, perché quello che sei fa veramente cagare. Cioè, la vita nostra, delle persone normali, sarebbe molto, molto più bella, cioè più serena, no? Saremmo tutti meglio. Io di questo sono convinta. Poi c'è l'altra frase. Ti hanno detto di non splendere e tu splendi invece.
E Pasolini? Ci piace Pasolini? Ci piace Pasolini. Ci piace meno Pasolini messo sulla faccia di Mafalda in un meme di Facebook di un cinquantenne. Questo ci piace un po' di meno. A me non piace di questa cosa, ti hanno detto di no. Perché ci immaginiamo questa serie di spegnenti, queste persone brutte che tu sei lì col tuo cielo alla Madonna, te lo spengono. Cioè, ma quando mai qualcuno ti ha detto, no, non esiste questa cosa. Mi immagino veramente questi che sono, io che mi metto tutte le lucine di Ikea, cos'è quello? Guarda, io ti ho visto che hai splesso, hai splenduto, non c'è neanche il participio passato di splendere, cioè nessuno ti dirà mai di non splendere, cioè è una cosa assurda, eppure noi siamo ancora lì a dirci no, noi illuminati, no, abbiamo questi che ci, in qualche modo ci rovinano la vita, gli spegnenti appunto. E poi c'è la mia preferita con cui chiudo, e questa sicuramente, io sono contenta che fin qui non sia stata detta, perché ho tremato a un certo punto, ho detto adesso la dicono, attenzione, io mi sono rovinata l'intervento con... Esci dalla tua comfort zone. Esci dalla tua comfort zone. Te lo dicono non soltanto i motivatori, te lo dicono tutti, tutti te lo dicono. Cioè, vai dal parrucchiere, esci dalla tua comfort zone, fatti i capelli rossi, ma io sembro il mago Galbusera con i capelli rossi. No, devi fare così, no? Vai dal panettiere, no, ma non comprare la solita baguette, esci dalla tua comfort zone, compra questo pane al carbone nero, ma il carbone nero me lo portava la Befana se ero cattiva, cioè io voglio il mio pane solito, no? E questa cosa dell'esci dalla tua comfort zone mi ha sempre lasciato perplessa, me ne è stato detto veramente tanto, soprattutto nei meeting lavorativi, perché questo, cioè, l'immagine che veniva data a questa comfort zone è di un divano apparentemente comodo. Tu ti siedi e le sue spire pian piano ti portano dentro e non ti creano questa sorta di immobilismo, una roba un po' alla It. Tu sei lì nel tuo divano e non ti puoi più muovere. Questo è un po'. Io mi domando, ma Life Coach, Mastro Viveur, che cosa ti hanno fatto sinceramente i divani? E tutta questa rottura di palle degli artigiani della qualità, poltronessa, cioè il problema, dove sta il problema col vostro divano? Perché siete così negativi su questa storia dei divani? Cioè io quella cosa lì non riesco proprio a capirla. Tra l'altro io pensavo che il conforto, davvero, fosse l'obiettivo. Cioè un lavoro dove vai e sei contento di andare, sei a tuo agio, stai bene, no? È l'obiettivo. Una relazione in cui ti senti proprio confortato, a tuo agio, e l'obiettivo, degli amici che ti confortano, cioè dovrebbe essere l'obiettivo. Ma c'è l'immobilismo, ho capito, ma siamo un popolo di ansiosi e depressi, ci sarà un motivo, avete rotto le palle con questa roba della performance a tutti i costi, cioè io voglio stare calma. E una cosa che voglio dire qui, è che io proprio non voglio neanche soltanto una zona di conforto, io voglio un conforto che fa quartiere, io voglio diventare l'artigiana della qualità del mio conforto, io voglio sedermi in un divano 7 posti, tutto per me, cioè proprio, e poi non scendere più perché the floor is lava, lo sapete, no? Cioè, me l'hanno insegnato i miei figli, che sono anche gli unici life coach, a parte Miyagi, a cui do qualche volta retta. E poi soprattutto, io ve lo dico, questo tenetelo a mente come per questo finale, non ho la musica epica, però deve... Non ascoltate mai nessuno che vi dica di fare della vostra vita un capolavoro, perché è un secondo che si trasforma nella merda di artista di Manzoni. Grazie.